Buon impallinati, ben ritrovati sul canale. Allora, oggi parliamo di una maschera facciale per la protezione dei denti. Queste maschere in particolare della Genius Armory mi sono arrivate direttamente dalla casa di produzione di queste maschere, per cui non dico che sia sponsorizzato, però non ho pagato per i prodotti che mi sono arrivati. Detto questo, vi dirò ovviamente peste corna su qualunque difetto, così come su qualunque pregio. Prima di tutto, a che cosa servono le maschere facciali? Le maschere facciali servono, ovviamente, per chi non lo sapesse, in ambienti soprattutto ravvicinati, anche nel boschivo, se uno proprio non vuole rischiare di prendere dei colpi sulle mucose, sulle parti molli, sulle parti che fanno veramente male, perché in effetti i denti, le labbra, così come altre parti della testa, le orecchie, le cartilagini, sono una roba che quando ti arriva il pallino, insomma, preferiresti veramente non averlo ricevuto. Quindi, a seconda di che tipologia voi pratichiate maggiormente, e soprattutto quelli che giocano in CQB, ad esempio, quindi a stretta di distanza, beh, questo tipo di protezione del viso è altamente consigliato, così come l'elmetto, così come le protezioni per le mani. Insomma, in ambienti urbani, CQB, è preferibile essere molto protetti in ogni caso, quindi anche dai colpi di pallini tirati dietro l'angolo, perché ovviamente può succedere. Le maschere facciali solitamente hanno un difetto molto importante, ovvero che non vi consentono, facciamo un esempio. Allora, solitamente quando giocate e appoggiate la faccia, la vostra guancia sul calcio del fucile per prendere la mira, non c'è niente che vi separi, no? Siete proprio, è anche un contatto importante che per alcuni è fondamentale per la mira, eccetera, eccetera, per la costanza del tiro, eccetera. Nel caso di queste maschere, questo contatto è garantito, cosa che non avviene quando avete le maschere di ferro, quelle estese, oppure altre tipologie di mascheratura che chiaramente creano uno spessore importante e spesso e volentieri rendono la mira completamente disagevole. Perché? Perché non riuscite più a traguardare tramite il dot nella posizione corretta, basta un attimo che siete fuori mira, dovete inclinare la testa, insomma, un disagio notevole. La figata dei balaclava è proprio questa, che vi dà la possibilità di essere a contatto. Di solito i balaclava però non hanno delle protezioni robuste dentro. Esistono sul mercato altre soluzioni che vi offrono una maschera separata che si mette sotto il balaclava, ma anche quella io l'ho provata ed è comunque è una maschera di ferro che distanzia la faccia e quando vi appoggiate sul fucile si sposta, insomma, dà fastidio. La figata di questa soluzione, in questo caso Genius Armory, è il fatto che abbiano implementato una componente metallica proprio nella parte, anzi solo esclusivamente nella parte della bocca. Questo l'ho trovato molto intelligente, perché appunto limita a questa parte del viso il problema dell'inspessimento. E parlando di inspessimento, il materiale è robusto, è ben fatto e soprattutto è estremamente comoda. Anch'io che ho la barba e spesso e volentieri qualunque cosa mi mettiate in faccia, non parliamo del periodo quando avevamo le mascherine, che è stata una roba disastrosa per noi che abbiamo la barba, o comunque sia la maggior parte degli impallinati quando vanno a giocare sono barbuti, è fastidiosissimo qualunque cosa ci mettiamo in faccia. I balaclava oltretutto, quando vengono messi, tendono a occludere la bocca e quindi dagli spazi, dagli interstizi proprio del naso, l'alito, e quindi tutta la condensa della vostra respirazione tende a finire proprio a passare qua in mezzo e a finire sugli occhiali, appannandoli drammaticamente. Per cui anche il fatto di usare il balaclava spesso e volentieri è fastidioso, scomodo, proprio per questa componente qua. Non proteggono solitamente dai colpi che, se ti arrivano, ti fanno male comunque, e tendono ad appannare le nostre protezioni. Queste come funzionano? Funzionano decisamente meglio. Effettivamente le ho provate, le ho testate in una serie di situazioni sportive in cui sapevo di trasudare parecchio e quindi di produrre un sacco di vapore acqueo da tutto il mio corpo, compreso dalla faccia, e l'esperienza è questa qua. Ok, sto provando la mascherina anche in un contesto un po' più estremo di quello che viviamo solitamente giocando ad airsoft,
in quanto qua l'apporto di ossigeno è decisamente maggiore, o meglio, no, non sempre, a volte si corre, si fa, però qua è costante. E quindi ho voluto testare la sua traspirabilità, comunque alla respirazione in generale. E devo dire, ormai sono un bel po' di chilometri che sto andando avanti, e devo dire che è ideale, è proprio traspirante tantissimo. Il livello di appannamento è modesto. Un conto è se tu ti metti in questa condizione di soffiare proprio direttamente. Poi in bici non lo sto a valutare tanto, perché arrivando l'aria velocemente disappanna gli occhiali, quindi non fa testo. Ok, sono arrivato diciamo al punto più lontano, quindi a metà del mio giro, molto affaticato, sudorante, trasudante, quello che volete. Adesso, al di là che si appannano gli occhiali con il sudore che semplicemente tiro fuori dalla mia faccia, quindi quello è un problema relativo alla trasudazione proprio del viso. Se indossata al di sotto del naso, in corrispondenza con le labbra qua, non appanna assolutamente niente, completamente trasparente. Se respiro col naso o con la bocca, o anche diciamo quello che potrebbe essere la chiusura di un elmetto, no? Decisamente positiva la risposta di questa mascherina. Non mi appanna, non mi sta appannando per niente, come potete vedere. Gli occhiali sono disappannati un pochino ogni tanto, ma voglio dire, cioè, super super effetto traspirante. Come vedete, l'esperienza è stata estremamente positiva, e per concludere, diciamo, approfondire un po' la recensione sui materiali, sulla qualità del tessuto, perché anche quello che mi mettete in faccia, insomma, a volte si usano dei tessuti che sono fastidiosi, sono materiali plastici che danno fastidio proprio al tatto, lo sapete anche voi meglio di me. In questo caso i tessuti sono veramente, potrei definirli, morbidi e piacevoli al tatto con la pelle, quindi da quel punto di vista non ho avuto problemi, anzi molto piacevole la parte di imbottitura interna, le cuciture e il modo in cui sono rifinite è bello, ben fatto. Si tratta di un 94% di cotone, quindi morbidissimo, e un 6% di spandex, quindi comunque sia il materiale è buono, è piacevole. La produzione è tedesca, almeno così c'è scritto, e in effetti non ci sono fili che escono, insomma, da un punto di vista puramente tecnico di realizzazione sono ben realizzate. Vi arriva anche un piccolo libretto di istruzioni per spiegarvi come dovete indossare una maschera di questo tipo. Non è che uno debba avere una laurea per indossare un balaclava con una protezione davanti, ma una cosa da dire c'è: quando vi arriva nuova è piegata in una certa maniera. Questa qui io l'ho già adattata al mio viso, fa da sé, si adattano, bisogna modificarle, come in questo caso, che per come è messa un po' mi dà fastidio, cioè non prende proprio perfettamente il mio viso, per cui la si prende e con le mani la si piega un po'. Riproviamo. Adesso è perfetta, addirittura non tocca le mie labbra, quindi sono in una condizione tale per cui le labbra non sono neanche appoggiate nel mio caso, ok? Per cui nella parte superiore del viso, proprio intorno alle labbra, si appoggia al viso con questa imbottitura che, come vi ho già detto, è molto piacevole. Sentite che un po' la voce la bocca non è proprio agevole al massimo, un po' sfiora se parla, quello sì, però ecco, e nel momento in cui appoggiamo il nostro fucile alla guancia, per come siamo abituati, non c'è spostamento, non c'è fastidio. Poi la si può usare in due modi, o così o un po' più sopra il naso, ma sinceramente questo è poi a vostra discrezione. Questa non è una protezione per il naso, è una protezione per la bocca. Comunque la parte superiore del naso rimane scoperta e quindi non è completa sotto questo aspetto. Allora, come modelli, c'è questo modello qua che ha anche un elastico ed è, diciamo, il modello che mi hanno mandato estivo,
e quindi traforato, passa molta aria, e quindi questo è il modello estivo con, come vi ho detto, una regolazione sulla parte posteriore e un elastico che vedremo che durata avrà, ed è soltanto a metà faccia, bisogna tirarlo su come avete visto, un po' sulla cima della testa per tenerlo, perché se no cadono. Ecco, questa è una delle cose negative che ho riscontrato. Se voi volete tenerla così, alla lunga mi muovo eccetera eccetera, e questa tende, parlo, mi muovo eccetera, e tende a scendere un po', alla fine diventa una fascia per il collo. Allora io devo comunque tirarla un po' su in modo che stia meglio, e a questo punto c'è, è sicuramente una via di mezzo, diciamo primaverile. Questa è per i veri duri che non hanno paura di indossare un balaclava anche in piena estate e sudare come dei maiali. Si inserisce molto comodamente, e invece io preferisco decisamente il comfort offerto da un balaclava completo con addirittura la parte della testa. Devo ammettere che mi sono trovato molto bene, lo trovo un'idea intelligente. Il costo di questa maschera si aggira intorno ai 30 euro, euro più euro meno, per cui non è neanche una spesa che mi mette in difficoltà. La qualità, come abbiamo detto, è buona, a parte questa cosa dello scivolare, quelle dimezzate, non ho feedback negativi da darvi obiettivamente. Quindi ringrazio Genius Armory per avermi mandato queste maschere, sta facendo un po' di pubblicità, sta cercando di spingerle, provatele, vedete come vi trovate. Io mi sono trovato bene e sono utili ovviamente per uno come me impallinato che adora anche giocare in CQB. Ce ne fossero di più CQB. Vi ricordo che ho aperto un abbonamento per chi volesse vedere dei video un po' più approfonditi su vari argomenti, e soprattutto per potermi sostenere come canale. Inoltre ricordatevi di mettere un pollice su se vi è stata utile questa recensione, e come al solito, se vi interessa, iscrivetevi così non perdete i prossimi video. Da Pio3 per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao là, impallinati.